buongiorno a tutti. Questo video è dedicato a tutte le donne che si sono convertite all'Islam, e specialmente a quelle. Navigando su internet ho letto di donne che si convertono all'Islam e si radicalizzano. Italiane cominciano a indossare il niqab, il velo integrale, e in pratica tagliano completamente i ponti con le loro origini, le loro radici cristiane. Secondo me è sbagliato. E dicono che con il niqab si sentono al sicuro col velo integrale, ma come ho già detto, io mi sono convertita al Crislam, unione di cristianesimo e islam. Ho già spiegato nei precedenti video di cosa si tratta. Ma sentire delle italiane, quindi non ho rinnegato le mie radici cristiane pur avvicinandomi all'islam, ma sentire delle delle donne che precedentemente erano cristiane avvicinarsi all'islam è giusto, ma sentire che indossano il velo integrale è qualcosa di sbagliato, perché il velo integrale non è una prescrizione coranica. La massima autorità del Cairo, dell'Università Al-Azhar, Università Islamica del Cairo, ha proibito alle proprie studentesse di coprire il volto, perché di indossare quindi il niqab che indossati in Arabia Saudita, perché devono essere riconoscibili. Il velo integrale è stato rifiutato anche nei paesi musulmani del Nord Africa, Egitto, Tunisia, Marocco. È qualcosa che non è prescritto nel Corano. Nel Corano è prescritto solo l'hijab, è il velo, per me che è unito anche il cristianesimo, in Prima Corinti, lettere di San Paolo, capitolo 11. Quindi queste donne italiane che si convertono all'Islam e indossano il niqab e il burqa, lo lascino definitivamente. Non è qualcosa prescritto nel Corano. Anche i maggiori teologi musulmani non concordano su questo, è la tendenza di una minoranza, la minoranza salafita o wahhabita, che ha origini in Arabia Saudita e poi in Afghanistan. Quindi non è coranico, ma è una tradizione culturale che risponde a un'arcaica cultura patriarcale che trasforma le donne in fantasmi, come ho già detto. Posso capire una donna originaria di quei posti, ma sentire che delle italiane o delle europee si radicalizzano è sbagliato. La scoperta dell'Islam non è questo, è scoprire la grandiosa civiltà, la storia del passato, Avicenna, Averroe, le grandiose gesta del Saladino, che io ho letto, e la Sunna, il Corano nella sua bellezza, la lirica persiana. Questo significa riscoprire l'Islam, non significa indossare un manto nero e nascondersi agli occhi del mondo, perché questa è soltanto follia. Voi che lo fate? Voi non siete islamiche, non lo so cosa siete, avete solo voglia di sparire dal mondo, odiate l'Occidente, ma è l'Occidente che vi ha dato la vita. Perché non invece non riscoprite i valori autentici del cristianesimo e dell'Islam, della grandiosa civiltà islamica in tutta la sua bellezza? Quindi, ve lo dice una del Crislam, cercate cos'è il Crislam. Con questo è tutto, vi saluto.